ringrazio il Signore per essere in mezzo al popolo di Dio. Ognuno è nel nostro cuore, ma ho imparato questo in questi giorni in ospedale, anche da una sorella, che molto spesso sembra quasi impossibile riuscire a ringraziare Dio nella prova, nelle avversità, però la benedizione più grande è proprio nell'avversità. Vogliamo alzarci in piedi così iniziamo questo. Ognuno di noi chiude i suoi occhi e in questa mattina veramente ognuno di noi deve concentrarsi sul volto di Cristo. E Signore, la prima cosa è grazie, Signore. Grazie perché tu sei degno. Tu sei un Dio meraviglioso. Ci hai amati, Signore, facendoci, Signore, non dei uomini santi, ma dei uomini che nel cammino saranno santificati e nel cammino, Signore, glorificheranno il tuo nome. È venuto un tempo, Signore, di distretta, ma pure, come tu dici nelle scritture, Signore, gridate a me. Gridate a me nell'ora della vostra distretta, io entrerò fuori. Ogni giorno, Signore, il mio avversario viene e ci scoraggia, Signore, ma tu, Signore, ci hai dato vittoria, Signore, proprio come in questo meraviglioso canto. E le paure, Signore, compaiono quando, Signore, noi affidiamo ogni cosa a te, Signore. Noi ti ringraziamo, Signore, in questo giorno, perché tu sei, Signore, che guiderai ogni cosa. E il tuo volto, la tua unzione, Signore, risplenderanno sopra questo popolo, Signore. Questo popolo che è stato vituperato a motivo del cercare la tua faccia, che ha adorato il vero Dio e che ha servito gli spiriti di verità. Eppure, Signore, vituperati, Signore, anche dai fratelli, siamo qui, Signore, perché noi sappiamo che abbiamo creduto in te e che nella tua parola, Signore, tu ci insegni, Signore, a non affidarci all'uomo. Signore, noi possiamo avere una parvenza, Signore, di bontà, ma in te, Signore, sono tutte le nostre speranze. Abbiamo speranza, Signore, e in questo giorno coprici col tuo sangue, guida tu ogni cosa in questo punto, nel nome di Gesù.
Alleluia, gloria a Dio. Ti perdonerà e
giorni lì all'ospedale ho incontrato una sorella, suo marito, e c'è stato un sogno che il Signore mi ha dato la sera che ero in ospedale. E praticamente io sognai che qualcuno mi diceva come se io avevo un problema ai reni. Quando mi sono svegliato, dicevo questo, perché io già avevo chiesto al Signore, essendo che magari ovviamente Fratello Rosario mi invogliava magari ad evangelizzare, a fare qualcosa, comunque è giusto che noi portiamo il buon odore di Cristo. Io ho detto: Signore, ma chissà, finora non mi hai dato l'opportunità. E il Signore quella notte mi diede questo sogno. Quando mi sono svegliato mi dicevo infatti: Signore, chissà che cosa vuol dire. Allora me lo sono dimenticato. In effetti non è perché avevo questi problemi che ero lì. Avendolo dimenticato, quella sera che è venuto il fratello Rosario a trovarmi, che non c'era messo che mi venisse a trovare. Quando mi è venuto a trovare, ci siamo messi a pregare, poi prima che loro se ne andassero, una sorella si è avvicinata ed era guarda caso nella stanza accanto e disse amen alla preghiera. E quando lei si avvicinò disse proprio queste parole, che praticamente suo marito aveva un problema in reni e non sapeva se dovevano fare la dialisi o meno, ed erano le stesse parole praticamente che io avevo avuto il sogno, e ho compreso che il Signore non parlava con me ma parlava per quel problema di quel fratello. E allora l'unica cosa che ho fatto poi all'indomani mattina, me lo sono ricordato, gliel'ho detto, e lei in un certo qual modo si è rallegrata, perché comunque dice: chissà, questa magari è una risposta del Signore, che Dio ha mandato un suo servo. E allora, dicendogli queste cose, abbiamo poi pregato, e lei faceva una considerazione e mi diceva: vedi, mio marito, anche se diciamo non ha ricevuto lo Spirito Santo, ma ha sempre trattato tutti come fratelli, tutti con amore, non è stato fermente nel suo cammino. E io gli dissi questo: sorella, molto spesso non vale a niente essere ripieni di Spirito Santo e sembrare grandi uomini, perché il Signore dice beati i poveri di spirito. E la sorella disse: bene, quello che tu hai detto è vero, anche se mio marito non ha fatto grandi cose dentro la comunità, però già il solo portare il rispetto ai fratelli è degno da figli di Dio. E veramente ho potuto imparare, sapete, che c'è il canto che dice cos'è questo Evangelo, è amore, amore, amore. E penso che questo dovrebbe non solo risuonare nelle orecchie, però veramente nel cuore. E veramente ringrazio il Signore per questa esperienza. Sapete, mi disse un giorno sua sorella, che era atea completamente, era atea, non ne voleva sentire neanche a parlare di Gesù. Anzi, disse: se pure venisse il Papa davanti a me, che è pieno della sua teologia, dice, io lo convincerò, io sono convinta che lo convincerò, che Dio non esiste. Sapete cosa successe? Che fu il Signore a sconfiggere lei col suo amore, e dice fu la prima a ricevere lo Spirito Santo nella mia casa. Perciò non c'è altro che Dio non possa vincere, non c'è cuore che Dio veramente non possa glorificare il suo nome. Anzi, veramente ho potuto sperimentare, a volte, sapete, mi chiedo se chissà Dio magari salverà i miei amici o quelli che comunque non ne vogliono sentire. Però io non lo so, non lo posso sapere. Tanto che ho detto: Signore, ma tu hai fatto l'opera tua, essendo che io sono qui in ospedale, non per dubbio. Ma il Signore, anche se il fratello non è guarito, anche se abbiamo pregato, il Signore permette quella prova. Però quello che conta è che sì, Dio ha operato. Nell'invisibile noi non lo possiamo comprendere, ma chissà cos'era il piano di Dio. Amen. Cantiamo un altro canto. Il cielo scenderà, benedizione.
Ti benediciamo, cerchiamo te con tutto il nostro cuore.
Nome benedetto in eterno, nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Desidero leggere un salmo per la gloria del Signore. Col tuo servo, perché nessun vivente sarà trovato giusto davanti a te. Poiché il nemico mi perseguita e gli ha prostrato fino a terra la mia vita, mi fa abitare in luoghi tenebrosi come quelli che sono morti già da lungo tempo. Perciò il mio spirito viene meno dentro di me e il mio cuore è tutto smarrito dentro di me. Ricordo giorni antichi, medito su tutte le tue opere, rifletto su ciò che le tue mani hanno fatto. Protendo le mie mani verso di te, la mia anima è assetata di te, come in terra arida. Gloria a Dio. Affrettati a rispondermi, o te. Lo spirito mio viene meno e non nascondermi il tuo volto, perché non divenga simile a quelli che scendono nella fossa. Fammi sentire la tua benignità al mattino, perché io confido in te. Fammi conoscere la via per la quale devo camminare, perché io elevo la mia anima a te. Liberami dai miei nemici, io eterno, in te mi nascondo. Insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio, il tuo buon spirito mi guida in terra. Alleluia. Vivificami, o Eterno, per amore del tuo nome, della tua giustizia tirami fuori dall'avversità, della tua benignità distruggi i nemici e fa perire tutti quelli che affliggono l'anima mia, perché io sono il tuo servo. Amen. Amen. Gloria a Dio. Grazie al Signore, perché veramente la legge del Signore è stata scritta, come dice in Seconda Corinti, alleluia, l'Apostolo Paolo, è stata scritta non sul tavolo di pietra, ma sul tavolo di un cuore, alleluia, fatto di carne. Grazie a Dio veramente per questo, per l'opera che compie nella nostra vita, nei veri credenti, perché veramente tutto deve essere fondato sulla vera fede in Cristo, nostro Signore, poiché senza di Lui veramente non possiamo fare più nulla, la nostra vita ormai dipende solamente da Lui, e quindi dobbiamo affidarci completamente, alleluia, solamente a Lui. Dio ci benedica. Amen. Sole, rei, rei.
lì vediamo l'opera di Dio. Amen. E sentirsi imperfetti, finché noi ci riterremo imperfetti davanti al Signore, sarà quello che glorificherà proprio il Signore. Amen. Ed è una considerazione che facevo anche per me stesso, perché quando ero in ospedale dicevo: Signore, ma io che devo dire? Che non so parlare. La sorella stessa mi diceva: non essere timido. Però poi ho visto come Dio ha mosso le cose. E veramente nelle cose imperfette vediamo la vera manifestazione di Dio. Amen. E ora sicuramente io magari vi ho fatto addormentare, però ringrazio a Dio che c'è uno che dopo di me, anche se mi viene il colpo di sonno, per il suo gridare mi farà sobbalzare. Però il Signore questa notte vi ha mostrato questo e ve ne voglio fare partecipi, perché veramente è una grazia dell'Eterno. E il Signore mi mostrava una nave di legno come i veleri antichi, e in particolare c'era qualcosa che mi diceva di fare attenzione al timone e alle vele. Subito non l'ho capito, però c'è una cosa che deve guidare la Chiesa, e ovviamente una nave non si può muovere senza il timone e non si può muovere senza il vento. Ora il timone della nave è sia davanti che ovviamente dietro, perché lo si comanda davanti, ma è il piccolo timone che muove ogni cosa, che dà la direzione giusta. Però c'è il vento dello spirito che poi deve muovere ogni cosa. E pensando a questo, meditavo anche sul fatto che Gesù è davanti e anche dietro, e ancora col suo spirito lui muove tutte le cose. Perciò spero nel Signore che veramente il Signore ci benedica, ci faccia prosperare. Ma non importa che noi riguardiamo al numero, piuttosto il Signore deve riempirci del suo spirito, perché Gesù ritorna. E veramente le cose più importanti sono, come ha detto spesso qui in questo luogo, l'amore. E penso che se stiamo facendo questa strada, non dobbiamo dimenticarci mai, l'ho detto la volta scorsa, il nostro fratello non è il nostro nemico. Molti fanno questa considerazione sbagliata, però noi dobbiamo, anche quando le cose magari discorso, li dobbiamo lasciare stare, li dobbiamo lasciare scivolare fuori dalla nostra vita. Perciò il Signore vi benedica. Thank you.
dell'Eterno. Prima di iniziare volevo chiedere al fratello Paolo se può passare per l'offerta, gloria a Dio. Ringraziamo buon Dio per il nostro carissimo fratello Giuseppe, gloria a Dio. Sapete, il fratello Giuseppe aveva testimoniato la domenica, due domeniche fa, è vero, fratello Giuseppe, sì. E infatti aveva testimoniato che la missione ha fatto per lui, gloria a Dio. Quello lì si è ribellato, gloria al nome santo del Signore, perché non gli è andata giù questa testimonianza, gloria al nome santo del fratello Paolo. Gloria a Dio. Il diavolo appunto si era ribellato e diciamo che lo ha mandato subito all'ospedale, gloria a Dio, per dei controlli. Però gloria al nome santo del Signore nostro Dio, è meraviglioso, è buono, gloria a Dio. Alla fine è stato lì, mi pare, due o tre giorni, gloria al nome santo del Signore, non ha niente, gloria a Dio, sta bene, gloria al nome santo del Signore, quindi alla faccia sua, noi abbiamo gridato al Signore, il Signore ha ascoltato le nostre preghiere, gloria a Dio, e adesso fratello Giuseppe è tornato qui in mezzo a noi per glorificare il nome santo del Signore, per servirlo, gloria a Dio, e veramente affinché il Signore veramente, che il Signore si usi veramente di lui, gloria a Dio, come tutti gli altri fratelli e sorelle che in questo giorno sono noi, gloria a Dio. Mandiamo gloria a Dio a quella che è la preziosissima parola di Dio. Oggi, gloria al santo del Signore, leggeremo nel libro dei Giudici, il capitolo è il 10. Quanti di voi hanno la Bibbia? Ci vogliono alzare in piedi, gloria al santo del Signore, per rispetto alla preziosissima parola di Dio. Ripeto, libro dei Giudici, il capitolo è il 10. I versi vanno dal 6 in poi, gloria a Dio, alleluia. Mi dà una mano alla sorella, gloria a Dio, alleluia. Ringraziamo il buon Dio per come ci protegge, per come ci guarda giorno dopo giorno, gloria a Dio, per come è con noi, con le nostre famiglie, con i nostri figli, gloria a Dio, perché come dico sempre, se veramente non ci accade nulla di brutto, grazie a Dio, non è un caso, gloria al nome santo del Signore. Quindi dalla mattina alla sera non dobbiamo fare altro che dire grazie Signore, perché tu ci guardi, ci proteggi da ogni forma di male. Siamo tutti pronti, gloria a Dio? Ok, quindi il Signore sia lodato. Poi i figli di Israele tornarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno e servirono i Baal e le Astaroti, gli dei della Siria, gli dei di Sidone, gli dei di Moab, gli dei dei figli di Ammon e gli dei dei Filistei. Abbandonarono l'Eterno e non lo servirono più. Così l'ira dell'Eterno si accese contro Israele ed egli li diede nelle mani dei Filistei e nelle mani dei figli di Ammon. In quell'anno essi molestarono ed oppressero i figli di Israele per 18 anni. Essi oppressero tutti i figli di Israele che erano di là dal Giordano, nel paese degli Amorei, in Galaad. Poi i figli di Ammon passarono il Giordano per combattere contro Giuda, contro Beniamino e contro la casa di Efraim. E Israele si trovò in una grande avversità. Allora i figli di Israele gridarono all'Eterno dicendo: abbiamo peccato contro di te, perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i Baal. L'Eterno disse ai figli di Israele: non vi ho io liberati dagli egiziani, dagli Amorei, dai figli di Ammon e dai Filistei? Quando quelli di Sidone, gli Amalechiti e i Maoniti vi opprimevano e voi gridaste a me, non vi liberai io dalle loro mani? Nonostante ciò vi avete abbandonato e avete servito altri dei, perciò io non vi libererò più. Andate dunque a gridare agli dei che avete scelto, vi salvino essi nel tempo della vostra avversità. I figli di Israele dissero all'Eterno: abbiamo peccato, fa a noi tutto ciò che ti pare, ma liberaci oggi, ti supplichiamo. Allora tolsero in mezzo a loro gli dei dei stranieri e servirono l'Eterno, che si addolorò per la sofferenza di Israele. Poi i figli di Ammon si radunarono e si accamparono in Galaad, e i figli di Israele si radunarono e si accamparono a Mitzvah. Il popolo, cioè i principi di Galaad, si dissero l'un l'altro: chi sarà l'uomo che inizierà a combattere contro i figli di Ammon e chi sarà il capo di tutti gli abitanti di Galaad? Amen.
grazie ancora per questo giorno meraviglioso di vita, perché ogni volta che ci riuniamo qui è un giorno meraviglioso, gloria a Dio. Sì, ogni volta che facciamo qualcosa, mio Signore, per adorarti, per glorificarti, non fa altro che essere veramente un giorno fatto da te, gloria a Dio, e che veramente la tua presenza non ci lascia, non ci abbandona, gloria a Dio, lo abbiamo gustato e continuiamo ancora a credere fermamente che lo farai. Resta con noi, guida con ogni cosa, lo Spirito tuo Santo sia a guidarci, nel nome santo di Gesù, ha detto l'Eterno. Amen. Ti puoi accomodare, gloria a Dio. Ebbene, gloria al nome santo del Signore. Quello che abbiamo letto è contenuto nel libro di Giudici. Gloria a Dio, abbiamo letto appunto che Israele, come tanto, come succedeva spessissimo, gloria al nome santo del Signore, abbandonavano la terra, si rivolgevano a altri dei, gloria a Dio. Il libro dei Giudici è pieno di queste situazioni, gloria al nome santo del Signore, e continuavano a gridare all'Eterno, gloria a Dio. Mi sembra un pochettino come facciamo noi, gloria al nome santo del Signore, perché noi facciamo la stessa cosa. Tante volte ci dimentichiamo del Signore, ci rivolgiamo ad altri dei, gloria a Dio, e poi ritorniamo al Signore perché le cose non stanno andando come noi vogliamo, gloria a Dio. Il popolo di Dio, gloria al nome santo del Signore, veramente un popolo dal collo duro, gloria a Dio, veramente, gloria al nome santo del Signore, tante volte veramente io stesso mi chiedo, mi dice, ma siamo terribili, gloria a Dio, veramente, perché gloria al nome santo del Signore, tante volte il nostro comportamento, gloria a Dio, non è quello che piace al Signore. Il primo che ci metto io, come dico sempre, come è stato meditato, predicato tante volte, gloria al nome santo del Signore. Proprio questo è il popolo di Dio, gloria al nome santo del Signore. Ma andiamo ancora a quello che abbiamo letto, gloria al nome santo del Signore. Abbandonano l'Eterno e non lo servirono più. Sapete, gloria a Dio, anche tanti altri fratelli, gloria a Dio. Sì, se vuole si può accomodare. Dio la benedica. Gloria a Dio. Dio la benedica, gloria a Dio. E quindi, gloria al nome santo del Signore, abbiamo letto che hanno abbandonato l'Eterno e non lo servirono più, gloria al nome santo del Signore. È un qualcosa veramente di terribile, sapete? È terribile perché chi ha conosciuto veramente le meraviglie del Signore, chi ha gustato, gloria a Dio, la sua presenza, chi è stato battezzato di Spirito Santo, chi ha visto a occhi chiusi delle cose meravigliose, gloria a Dio, come si può permettere di lasciare il Signore e rivolgersi ad altri, gloria al nome santo del Signore, gloria a Dio. Ma è una cosa, almeno per conto mio, è difficile anche da spiegare, di parlare, gloria a Dio, perché non è possibile, gloria al nome santo del Signore. Certamente il mondo ci attrae, non lo mettiamo in dubbio, gloria a Dio. Anche il mondo di allora chissà cosa c'era, gloria a Dio, perché nel loro piccolo avevano qualcosa che li attraeva fuori, gloria a Dio. Sicuramente non c'era quello che c'è oggi, ma siamo forse ancora più in pericolo rispetto a quel popolo, gloria a Dio, perché abbiamo molte più cose che ci piacciono, che ci aiutano e che ci fanno stare con una gamba a destra e una gamba a sinistra tante volte, gloria a Dio. Basta pensare che si schiaccia un bottone e si abbassa una saracinesca, si spegne un televisore, si accende una luce, tutte queste cose qui quelli non ce l'avevano, però sicuramente anche loro, gloria al nome santo del Signore, facevano qualcosa che dispiaceva al Signore. E questo ha fatto sì appunto che loro hanno abbandonato l'Eterno e si sono rivolti ad altri dei, gloria a Dio. Diciamo, perché noi che facciamo questo, gloria al nome santo del Signore, sapete, nel nostro piccolo lo facciamo in maniera diversa sicuramente, gloria a Dio, non lo facciamo come facevano quel popolo. Poco fa parlavamo di fratello Maurizio, gloria a Dio, e con il fratello Paolo appunto di questa cosa qui. Oggi, gloria a Dio, io non sto puntando il dito contro il governo, no, perché me ne guarderei bene, perché ringraziamo Dio per il governo che abbiamo, gloria al nome santo del Signore, perché nel bene o nel male qui abbiamo la pace, gloria a Dio, non siamo un paese in guerra, gloria al nome santo del Signore. Però è pure vero, gloria al nome santo del Signore, che tutto quello che ci viene posto, tutto quello che ci viene proposto, gloria a Dio, non è che illusione ottica, gloria a Dio. Non ci può essere la pace, la gioia, e tutto andrà bene, gloria al nome santo del Signore, anche perché sappiamo bene che il momento in cui avverrà ciò, purtroppo sono guai per tutti un pochettino, perché quando arriverà la pace veramente, gloria a Dio, significa che l'anticristo è arrivato, gloria al nome santo del Signore, e quindi veramente ci mettiamo in mani i capelli, dobbiamo stare molto attenti, gloria a Dio. Andiamo, gloria al nome santo del Signore, a chi ci rivolgiamo noi? Oggi per esempio abbiamo degli
titoli che sono i capi governo, il nome santo del Signore, veramente li abbiamo innalzati in una maniera favolosa, gloria a Dio. Io leggo dappertutto, non si fa altro, gloria al nome santo del Signore, che elogi dappertutto, perché stanno guidando una nazione come a noi piace, gloria a Dio. Sì, ma sono uomini, gloria al nome santo del Signore, sono uomini come noi, gloria a Dio. Noi dobbiamo confidare in Dio, è Dio che deve guidare ogni cosa, è Dio che ci deve vedere. Che ci deve dare la pace, la gioia, l'amore, gloria al santo Signore. Ma il lavoro, c'è un buon lavoro, manca, questi porteranno il lavoro, gloria a Dio. Sì, ma che cos'è? Il Signore porterà un ben altro, gloria al santo Signore. Non solamente un sussidio, gloria al santo del Signore, non solo quello, gloria a Dio. Con Dio è diverso, gloria al santo. Quando noi diamo il nostro cuore a Dio, Dio fa meraviglia nella nostra vita, nella nostra casa, nei nostri figli. È quello che dobbiamo cercare, e non a cercare le cose materiali, le cose che appartengono a questo mondo, perché prima o poi li lasceremo, gloria a Dio. Il meglio che deve ancora venire, gloria a Dio, non è quello che c'è qui che ci può fare, gloria a Dio, rallegrare. Ho raccontato questa testimonianza che ieri ho letto e ve la racconto anche a voi, a quanti ci state seguendo, gloria a Dio. Una donna, una diaconessa precisamente di una chiesa evangelica, gloria a Dio, che serviva il Signore in quella chiesa, chiese al pastore, arrivò al punto che stava malissimo, stava andando via, gloria a Dio, e ha chiesto al pastore: pastore, una cortesia mi devi fare, quando io muoio nella mia bara voi mi ha messo una forchettina. Il pastore la guardò, dice: ma che siamo noi, non tipo, tipo come quelli del mondo, che ci mette il telefonino, chi si mette il cucchiaio e così via. Dice: ti spiego. Il pastore gli ha chiesto: cioè, perché vuoi messo questa forchetta, scusami? E lei raccontò: io servo, dice, il Signore da una vita, dice, ho servito anche i fratelli, perché servire il Signore è anche servire i fratelli. E noi ne sappiamo qualcosa, perché grazie a Dio nel nostro cammino con il Signore abbiamo fatto tanto, non ce ne vantiamo, dico, non siamo qui ad alloggiarci, gloria a Dio, ma l'abbiamo fatto, punto e basta, finisce lì, è passato ormai, adesso ci proiettiamo verso il futuro, quello che cioè, non ci dà nessuna garanzia, quello che abbiamo fatto nel passato è stato fatto grazie a Dio di tutte cose. E allora questa sorella ci ha servito il Signore per tanti anni, nelle preghiere, nel sistemare la chiesa, nel fare tutto quello che è necessario, appunto, che deve fare una diaconessa. Poi dice: mi ricordo anche quando, dice, si mangiava assieme. Dice: si mangiava assieme, dice, e mi ricordo che si diceva sempre ai fratelli che erano lì: la forchetta tenetela, cambiamo solamente il piatto, perché ancora il meglio deve venire. Fino al dolce, gloria a Dio, fino alla sera va al dolce con quella forchettina, con quella forchetta veniva conservata e venivano buttati i piatti per cambiare pietanza, gloria a Dio. Fino ad arrivare al dolce, e mi ricordo la frase che diceva, cioè, perché il meglio ancora deve venire, era il dolce, la torta, quello che era, gloria a Dio. Dice: allora la gente deve vedere, deve notare che quella forchetta, anche se va simbolicamente parlando, si capisce, gloria a Dio, dice: io metterò quella forchetta lì, perché so che il meglio ancora deve venire, quello che mi aspetta lassù rispetto a quello che ho avuto qua giù. Ma non c'è paragone, gloria a Dio. Ecco dove voleva fare il pensiero di quella sorella, gloria a Dio. Che sì, dice: io muoio, io me ne vado, gloria a Dio, ma io andrò con il Signore, io avrò una vita, gloria a Dio, meravigliosa. Non ci saranno più, gloria a Dio, malattie, come dico sempre, non ci sarà più niente, gloria a Dio. È il cibo che c'è lì, gloria a Dio. Anche se magari qui tante volte noi mangiamo del cibo che è buonissimo, gloria a Dio, magari ci hanno i piatti, dai, è favoloso, l'ho pagato 120 euro, sì, perché il pesce era fresco, gloria a Dio, ma non si possono paragonare a quello che c'è lassù, gloria a Dio, gloria al nome santo del Signore, solamente la presenza del Signore, perché staremo a tavola con il Signore, gloria a Dio, quello già basta, ma non c'è bisogno di mangiare, gloria al nome santo del Signore, solo la presenza di Dio è la luce che ci sarà in quel posto. Ci riempie di gioia, d'amore e di tutto, e quello basta per noi, gloria a Dio. Ed è quello che dobbiamo capire, dobbiamo comprendere, come dico sempre, gloria a Dio. Qui su questa terra non c'è niente di buono. È vero che magari qualcuno è povero, qualcun altro è ricco, qualcuno ha due macchine, qualcun altro ne schiva una manco una, gloria al nome santo del Signore. Ma tutte quelle ricchezze che ci sono qui, tutto quello che c'è qui, non servirà a nulla, gloria al nome santo del Signore. E noi sappiamo bene che nella Bibbia ne parla, andiamo, gloria a Dio, a quello che abbiamo letto. E allora, gloria a Dio, quando loro fecero questo, gloria a Dio,
Dio, l'ira di Dio, come è scritto qui, si accese contro Israele e li diede nelle mani dei Filistei e degli Ammoniti, gloria a Dio. I figli di Ammon, gloria al nome santo del Signore. Vedete, Dio è un Dio meraviglioso, è grande, gloria al nome santo del Signore, è sempre lì ad aspettare che noi ci mettiamo, che facciamo, come suol dire, un colpo di retromarcia, gloria a Dio. Però gloria al nome santo del Signore, gloria a Dio, c'era questo, che per fargli passare la prova tante volte, come la passiamo anche noi, perché quando qualche volta ci andiamo a mettere nelle situazioni, magari, gloria a Dio, con il cemento lungo, gloria a Dio, perché magari abbiamo delle cose buone, però ne vogliamo qualcun'altra più bella, gloria a Dio, facciamo degli sbagli che si possono fare nella nostra vita, gloria a Dio. E poi c'è il Signore, ma se non dice, ma scusa un attimo, tu cosa hai fatto nella tua vita? Gloria a Dio, ma andiamo a quello che abbiamo letto, gloria a Dio. Quindi l'ira di Dio si accese, gloria a Dio, contro questo popolo, gloria al santo Signore. Vedete, è un Dio meraviglioso, amorevole, gloria a Dio. Successivamente mandò suo figlio a morire su questa terra per ognuno di noi, gloria al nome santo del Signore. Però in quell'occasione, gloria a Dio, dovette fare in questa maniera, gloria a Dio. È lo stesso, qua c'è Giuseppe che ha due bambini messi qua, gloria a Dio. Se gli dice sempre sì, non va bene, gloria a Dio. Ogni tanto qualcosa gli deve negare, gli deve dire che stanno sbagliando, gli deve far crescere, gloria a Dio. Gloria al nome santo del Signore, dicendogli che quella cosa è sbagliata. Ogni tanto un piccolo ceffone ci può stare, gloria a Dio, naturalmente senza fare male, gloria al nome santo del Signore, non te la approfittare. Dove sta? Alleluia. E quindi grazie a Dio, bisogna gloria al nome santo del Signore, tirare un po' del reddito, come si vuol dire, con i figli, gloria al nome santo del Signore, ma anche poi in una chiesa, gloria a Dio. Perché sapete, gloria a Dio, il conduttore dell'opera, gloria a Dio, non può sempre dire che tutto va bene, grazie a Dio, il Signore ci sta benedicendo, beh, noi vediamo qui la gloria di Dio, non vi preoccupate, il Signore ci farà, il Signore ci dirà, stiamo calmi, gloria a Dio, perché questo non può fare altro che portarci anche cose non belle, perché gloria al nome santo del Signore, sappiamo bene, gloria a Dio, che perfetto qui su questa terra non c'è nessuno, gloria al nome santo del Signore, tutti pecchiamo, se il giusto pecca almeno 7 volte, figuriamoci noi che non siamo giusti, gloria a Dio. Quindi non ci vantiamo. Una cosa però la voglio dire, gloria al nome santo, io ringrazio Dio per ogni cosa, gloria al nome santo del Signore, per come la sua presenza è stata in mezzo a noi, gloria a Dio, in questi giorni, gloria a Dio, a poco che siamo qui, ma in questo momento ci ha benedetto. Però gloria al nome santo del Signore, senza innalzarci, senza dire che siamo arrivati, senza dire che tutto è perfetto, perché perfetto non c'è nulla, gloria a Dio, dobbiamo andare avanti, cercare ancora di più la faccia di Dio, pregare ancora di più, veramente, gloria al nome santo del Signore, non fermarci, perché è quello che dobbiamo fare, gloria a Dio, veramente andare avanti, non guardare né a destra né a sinistra né anche dietro, gloria a Dio, ma guardare solamente verso il Signore, gloria al nome santo del Signore, non guardo io, non guardo il fratello Giuseppe, non guardo il Naomi, non guardo il Davide, perché se guardo loro io cado, se è la sorella Lucia guardo a me, cade la sorella Lucia, gloria a Dio, e quindi questo lo sappiamo, gloria a Dio, quindi se io dico qualcosa che magari è sbagliato, io dico, l'ho detto sempre, l'ho detto fratello Eusebio e fratello anche Giuseppe, io ho detto fratelli, qui siamo una famiglia, io sono un uomo come voi, io posso sbagliare, io non sono perfetto, se c'è qualcosa che magari sto sbagliando, ditemelo, fratello Rosario, vedi che quello è sbagliato, e io dico, mezzo giusto, e lo prendo come un consiglio da parte di Dio, riprovo da parte di Dio, perché se sbaglio, dico, ma noi che siamo perfetti, giusto, fratello Eusebio, te l'ho detto, gloria a Dio, come l'ho detto a Giuseppe, gloria al nome santo del Signore, perché vogliamo questo, gloria al nome santo del Signore, veramente, dobbiamo stare insieme nell'amore fraterno, gloria a Dio, gloria al nome santo del Signore, grazie a loro, dobbiamo stare insieme, gloria al nome santo del Signore, e anche queste cose ci vogliono, perché se non c'è unione, se non c'è amore, se non c'è rispetto, se non c'è lealtà, se non c'è tutto questo, gloria a Dio, non si va da nessuna parte, questo lo sappiamo, questo è normale che sia così, gloria a Dio, anche una piccola comunità come la nostra, gloria a Dio, ha bisogno questo, gloria al santo del Signore, anche se siamo, che non siamo mille, gloria a Dio, ma anche pochi, gloria a Dio, abbiamo bisogno di stare bene insieme, gloria a Dio, veramente rispettarci e sopportarci, quello che dico sempre, gloria al santo del Signore, sapete, gloria a Dio, io l'altra volta l'ho detto, anche io l'ho detto, non mi ricordo un fratello, buona sorella, l'ho detto questo, gloria a Dio, il Signore ci dà una moglie o ci dà un marito, gloria a Dio, gloria a Dio, poi alla fine ci sposiamo, poi alla fine vengono i nodi a pettine, guarda i difetti, gloria a Dio, ci abbiamo qualche difetto, altro che, no uno, e chissà quanti ne abbiamo di difetti, gloria a Dio, però cosa succede?
succede, gloria a Dio. È nostra moglie, è nostro marito, gloria a Dio, e anche con quei pochi difetti che abbiamo, sopportiamoci gli uni gli altri, perché è giusto che sia così, gloria a Dio, altrimenti non si va da nessuna parte. Dicevo, dove stai arrivando? Perfetto, sto arrivando pure che la stessa cosa con i fratelli e le sorelle, gloria a Dio. Ci dobbiamo sopportare gli uni gli altri. Se il fratello Paolo mi dice qualcosa, va bene, pazienza, vuol dire che il fratello Paolo stava la vestita maniera, gloria a Dio, la sorella Rosalia, e va bene, ci prendiamo per mano, glorifichiamo Dio, chiediamo perdono a Dio e andiamo avanti, e andiamo verso gloria a Dio, verso quella città, gloria a Dio, meravigliosa, con il nome santo del Signore. Alleluia, grazie Gesù per tutto. Questi poi praticamente 18 anni bastonati, per 18 anni non hanno avuto pace, perché Dio non interveniva completamente, li lasciò proprio nelle mani di questi qua. E quando uno ha un problema, quando uno, tipo la donna dal flusso di sangue, fu quando durò 12 anni, gloria a Dio, tipo quando abbiamo dei problemi, e tante volte, gloria al nome santo del Signore, sapete, io parlando con fratello, con sorella, sempre succede, ma tutto sto tempo, quanto è che deve intervenire Dio? Ma sono passati 10 anni, ma sono passati 5 anni, ma sono passati... I tempi del Signore non li conosciamo. Lasciamo fare al Signore però. Se noi crediamo fermamente in Dio, se noi sappiamo che Dio è ogni cosa nelle sue mani, gloria a Dio, allora gloria al nome santo del Signore, dobbiamo, gloria a Dio ti benedica, fratello, gloria a Dio, e qui dobbiamo pensare che ogni cosa è nelle mani di Dio, gloria a Dio, alleluia, salve a te, fratello, sorella, gloria a Dio, benedica, attenzione, però tu sei prendi che è questa cosa, guarda, attenzione, alleluia, gloria a Dio, e quindi gloria al santo del Signore, alleluia, aspettiamo un attimino, gloria a Dio, ringraziamo il buon Dio, gloria a Dio per la sorella Anna che è qui in mezzo a noi, Dio ti benedica, sorella Anna, e benedica il pomeriggio a tutti. Gloria a Dio, ma ritornando al discorso di prima, gloria al santo del Signore, e quindi quando c'è una prova ci lamentiamo, perché dico, ma quanto deve durare quella prova? Ma è 10 anni, 8 anni, 5 anni, ma il Signore non lo vede quanto sto soffrendo, gloria a Dio, entri proprio al momento giusto, sorella Anna, gloria a Dio, non farlo apposta, perché la sorella, gloria a Dio, un'infermità che ci dura da un bel po' di tempo, gloria a Dio. Quanto dobbiamo ringraziare lo stesso Dio, i tempi del Signore noi non li conosciamo, se ci viene così ci sarà un motivo, in ogni cosa c'è un motivo, gloria al santo del Signore, dobbiamo dire Signore ti ringraziamo, Signore, di tutto quello che ho, gloria a Dio, perché facciamo questo di solito, noi facciamo le cose belle, le cose che ci piacciono, le cose che il Signore ci dà, e allora sono normali, gloria a Dio, appena c'è un qualcosa fuori posto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha lasciato, il Signore non lo vede, ma il Signore praticamente che fa, si è scordato di me. Addirittura una volta ci fu una persona, gloria al nome santo del Signore, che siamo andati a fare visita a una famigliola, gloria a Dio, quella non era convertita, però attenzione, ci disse, ma che fu? Io ci cantavo il cavolo Signore. Gloria a Dio, io non gli ho detto nulla perché era talmente meschina, abilita per i fatti suoi, che non gli ho detto nulla, abbiamo pregato quella volta, però noi lo sappiamo che siamo stati anche noi a piantare quei chiodi, gloria al santo del Signore, sì, perché lui è venuto a pagare per noi per i nostri peccati, non ha pagato per i peccati suoi, per qualcosa che l'ha fatto male lui a qualcuno, no, ha pagato per noi, per me, per te, per te, per tutti quanti noi, che il peccato ci sommerge, gloria al santo del Signore, gloria a Dio, ma ora, grazie a Dio, gloria al santo del Signore, noi dobbiamo limitare i danni. Io dico questo perché, come ho detto prima, giusto pecca almeno 7 volte, però pecchiamo meno possibile, gloria a Dio, 9-7 volte a salire, vediamo se possiamo fare 6, 5, 4, 3 volte, gloria al santo del Signore, perché magari ci sentiamo sicuri, perché dice, quello giusto pecca 7 volte, dice, ma fino a 10 ci posso arrivare, gloria a Dio, ma non è così, gloria al nome santo del Signore, perché se la cosa succede, se capita, involontariamente può capitare, gloria al nome santo del Signore, però gloria a Dio, se possiamo evitare, facciamo di tutto il giorno, gloria a Dio, per evitare di peccare. Gloria al santo del Signore. Verso 10 dice: allora i figli di Israele gridarono all'Eterno, dicendo: abbiamo peccato contro te, perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i Baal. Gloria a Dio. Quante volte gridiamo al Signore noi? Però non gridare con la voce, sapete? Perché gridare con la voce, per esempio, io in questo momento ho un microfono in mano, mi viene facile gridare. Gloria a Dio, mi sento.
cose, per qualcosa che non sta andando bene nella nostra famiglia, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per i nostri genitori, per Dio. È vero, ma noi dobbiamo gridare con tutto il cuore, ci dobbiamo strappare il cuore e non le vesti, come è scritto nella Bibbia, gloria al Santo del Signore. È quello che vuole il Signore, da noi vuole vedere che veramente in noi c'è pentimento di ciò che abbiamo fatto, gloria a Dio. E preghiamo per i nostri figli, ve lo bendico sempre, gloria al Santo del Signore. La sera quando ci mettiamo a pregare, quando ringraziamo Dio e diciamo: Signore, gloria a Dio, perdona i miei figli perché in questo giorno hanno fatto qualcosa che magari a te è dispiaciuto, gloria a Dio. Quindi perdona i miei figli, dovete dire anche questo. Gloria al Santo del Signore. Perdona mio fratello, perdona mia sorella, perdona mio padre, perdona i miei nipoti che sbagliano e continuano a sbagliare, gloria a Dio. E fa che questo finisca presto e che veramente ti servano, che veramente si ravvedono, che ti cercano con tutto il loro cuore, veramente che vengono a te e affinché possiamo stare tutti insieme, tutta la famiglia unita, nell'amore del Signore. Dio vi benedica, gloria al Santo del Signore. Alleluia. Grazie Signore per ogni cosa. Infatti poi Dio disse, gloria al nome santo del Signore, quante volte vi ho liberato, gloria a Dio, ma questa volta non vi libererò, gloria a Dio. E invece qua no, libererò ugualmente, attenzione, gloria al nome santo del Signore, perché vi vuole far sentire il peso di dire: ma quante volte devi durare questa storia? Perché se noi leggiamo il libro dei giudici, il primo, secondo, adesso tutti i capitoli precedenti, vedete quante volte loro sbagliato si rivolgevano a dei, gloria a Dio, e poi Dio li gridava al Signore e lui li perdonava, e un'altra volta li perdonava di nuovo, li perdonava di nuovo, fino ad arrivare qui, gloria al nome santo del Signore, con gli ammoniti, con i figli di Amon, gloria a Dio, che se ci vivono non vi libero, potete gridare quanto volete, gloria a Dio. Ecco quando i nostri figli gridano: papà, compri di questo, perché non ti cucini poi, tanto non c'è niente, non te ne compri, gloria a Dio. Mi sa che è la stessa cosa, gloria a Dio, perché con il nome santo del Signore vi vogliamo far comprendere ai nostri figli che non funziona così, che non gridando si ottiene tutto quello che si vuole, è facile, gloria a Dio. Noi ci mettiamo lì, chiediamo, sbagliamo e poi di domani becchiamo di nuovo con il nome santo del Signore. No, non è questo il cammino del cristiano. Il cristiano oggi sbaglia, oggi pecca, chiede perdono a Dio, si mette in ginocchio, si butta con la faccia a terra, ma poi di domani non deve ricominciare di nuovo a sbagliare, a peccare già come ha fatto il giorno prima, gloria a Dio. Gloria a Dio, Davide, tutti portano il paragone di Davide, gloria a Dio, nell'adulterio di Davide. È vero che Davide sbagliò e Davide peccò, commise adulterio, gloria al nome santo del Signore, ma poi dice: sì, poi Dio lo ha perdonato, certamente, gloria a Dio, lo ha perdonato, intanto ha pagato caramente per quello che aveva fatto, perché Dio veramente ha fatto sì che lui pagasse amaramente per ciò che aveva commesso, gloria al nome santo del Signore. E poi Dio lo perdonò, è vero, ma perché lo perdonò? Ma perché Davide veramente ammise, gloria a Dio, ammise di aver sbagliato, cercò la faccia di Dio, cercò il perdono di Dio e disse: praticamente questo è avvenuto oggi ma non avverrà più, gloria a Dio. È facile altrimenti dire: io rompo questo coso, gloria a Dio, me lo porto, Signore, ti chiedo perdono, Signore, se è stato questo, è stato quello, perdono, di domani vado e mi rubo un'altra cosa. Per dire, io ho portato esempi banali, attenzione, gloria al nome santo del Signore, ma non funziona così, gloria al nome santo del Signore. Se c'è pentimento ci deve essere punto e basta, gloria a Dio, si deve ricominciare da capo, gloria a Dio, come santo. È un conto di chilometri, sì, c'è vero, anche se i rossi, se i tuoi peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, gloria a Dio, è vero, però l'indomani, gloria al nome santo del Signore, noi non li possiamo far diventare come rossi come lo scarlatto e poi la sera con il Signore farà diventare di nuovo bianchi, gloria a Dio. È troppo facile, troppo semplice sarebbe, gloria al nome santo del Signore, ma invece no, quando ci pentiamo ci dobbiamo pentire, punto e basta, gloria al nome santo del Signore. Addirittura Dio vi disse: fatevi aiutare dai vostri dei, gloria, che vi siete scelti. Alleluia, gloria a Dio. Il verso 16 volevo leggere, gloria al nome santo del Signore. Alleluia. Addirittura loro dice: abbiamo peccato, fai noi tutto ciò che vuoi, ma liberaci. Vedete a che punto sono arrivati, gloria al nome santo del Signore, talmente erano oppressati, gloria al nome santo del Signore, da quella gente come non ce la facevano più, e dissero, dice: fai di tutto quello che vuoi, ma liberaci, gloria a Dio. Il verso 16, ecco, il verso 16 è dove Dio appunto si addolora. Allora tolsero
dissero di mezzo a loro gli dei stranieri servirono l'Eterno, che si addolorò per la sofferenza di Israele. Qui gloria al Santo del Signore, vogliamo ricordare quanti ci dicono sempre: ma il Signore non lo vede, ma il Signore non piange per quello che sta succedendo. Il Signore vede abbastanza bene e si addolora, come è scritto qui, gloria a Dio, ancora di più di noi. Scusando il termine, gloria a Dio, a noi, quando succede qualcosa, una guerra in un'altra nazione, ringraziamo Dio che non ce l'ha scampata a noi. Un terremoto, ringraziamo Dio che non è successo a quel mezzo a noi, vero? Gloria a Dio, guardiamo soltanto questo aspetto, gloria al Santo Signore. Ma Dio non dice questo, Dio si addolora per ciò che sta succedendo, per quelle anime che muoiono, gloria a Dio, e per quelle anime che muoiono senza la grazia di Dio. Perché importante è quello, gloria, non è tanto morire, gloria al Santo del Signore, ma è morire senza la grazia di Dio, gloria al Santo del Signore. Quindi, gloria a Dio, Dio si addolora. È un Dio d'amore, come ho detto prima, gloria al Santo del Signore. Non si rallegra, gloria a Dio, se è tempo grande, gloria a Dio, e nemmeno noi lo dobbiamo fare. Se il nostro fratello ha sbagliato contro di noi, se il nostro fratello si è comportato contro di noi, gloria al Santo del Signore, e ci succede qualcosa di brutto, gloria a Dio, non ci rallegriamo. Dobbiamo pregare per il fratello, per la sorella che gli è successo questo. Non dobbiamo pensare minimamente buono, bello, questo è un figlio, no, non dobbiamo dire minimamente queste cose, perché noi dobbiamo veramente amare come ama il Signore a noi. Noi dobbiamo amare gli altri, gloria a Dio. Pazienza, è successo, gloria a Dio. Amiamo lo stesso, perdoniamo, gloria a Dio. Un giorno tutto questo veramente ci verrà messo in conto, gloria a Dio, sia quello brutto che quello buono, gloria al Santo Signore. Perché quando noi facciamo delle cose buone, amorevoli nei confronti di qualcuno, gloria a Dio, il Signore lo vede, ed è scritto da qualche parte. Non ci dobbiamo preoccupare minimamente, gloria a Dio, che noi facciamo delle opere buone e poi vengono dimenticate in archivio, no? Gloria al Santo del Signore. Infatti la misericordia di Dio qui parla, gloria al Santo del Signore, è immensa e grande, gloria a Dio. E quindi, gloria a Dio, cosa fece il Signore? Il Signore anche questa volta, come suol dire, l'amore suo ha superato ogni cosa. Se voi volete, poi ve lo leggete a casa nel capitolo 11, c'è scritto tutto. E se poi Jefte, che ha portato questo popolo alla vittoria, loro sono stati, gloria al Santo del Signore, hanno vinto la guerra che avevano intrapreso contro i figli di Ammon, gloria a Dio, gloria al Santo del Signore, che abbiamo scritto appunto nel capitolo 11. Ma Jefte però fece una cosa non buona, gloria per lui più che altro, gloria a Dio. Sapete questo uomo, gloria a Dio, era chiamato il Galadita, era un uomo forte e valoroso, figlio di una prostituta, ed era stato generato da Galaad. Comunque poi alla fine lo hanno messo alla guida appunto dell'esercito, gloria al Santo del Signore, capo, lo fecero capo. Israele gli disse che lo avrebbero seguito in ogni cosa, gloria al Santo del Signore. Ma lui fece una cosa, disse al Signore Dio: se tu mi dai nelle mani i figli di Ammon, la prima persona che uscirà da casa mia, io te la offro in olocausto. Disse questa qui. Anche qui c'è da stare molto attenti, sapete? Perché quando facciamo delle promesse a Dio, dei voti a Dio, dobbiamo mantenerle. Gloria al Santo del Signore. Signore, se tu mi guarisci a mia figlia, se tu mi guarisci a questo, se tu mi fai avere questo, se tu risolvi questo problema, se tu porti la pace in casa mia, se tu... Succede questo tante volte, facciamo queste promesse e diciamo: io sarò, io farò, io di noi, io questo e quell'altro. Poi magari il Signore opera potentemente nella nostra casa, nella nostra vita, nella nostra famiglia, nel nostro corpo, dove che veramente abbiamo di bisogno, quello è Dio. Cosa succede? Che poi ce ne dimentichiamo tante volte e torniamo di nuovo a fare le cose di prima. Mi sa come dice lebbrosi, quello è Dio, quando ne guarì 10 solamente uno ritornò a ringraziare Dio, gloria al Santo Signore. Infatti, gloria a Dio, Gesù, quando vide quello lì che è tornato indietro, disse: gli altri 9, ma io non ho guardato 10, gli altri 9 dove sono, gloria a Dio? E mi sa che è la stessa cosa, gloria al Santo Signore. Allora fece questo voto, Jefte, a Dio, che quando lui tornava dalla vittoria, gloria al Santo Signore, perché era Dio che gliel'aveva dato in mano i figli di Ammon, gloria al Santo Signore.
unica figlia femmina, anzi unica figlia proprio, gloria a Dio. E quando se la vide correre incontro, perché sua figlia ci andò incontro perché si rallegrava che papà aveva vinto quella battaglia, gloria a Dio, e lui capì veramente che c'era qualcosa che non andava in tutta questa storia. Ha dovuto fare la promessa che era fatta a Dio, il voto che era stato fatto a Dio, l'ha dovuto mantenere, gloria al nome santo del Signore, poi offrì sua figlia in olocausto, gloria a Dio. Quindi l'unica figlia che aveva l'ha dovuta sacrificare, gloria al nome santo del Signore. Perché? Perché dobbiamo stare attenti anche quando parliamo, stiamo attenti quando promettiamo qualcosa al Signore, gloria a Dio. Signore, se tu mi fai aprire questa comunità, io farò di questo, forse vuoi per l'altro, gloria a Dio. Oppure, Signore, se tu fai riempire questa sala, se faremo tanta gente, questo è quell'altro, gloria a Dio. No, non funziona così, gloria al nome santo del Signore. Stiamo attenti, gloria a Dio, veramente, quando ci rivolgiamo a Dio, stiamo attenti a quello che diciamo e come parliamo. Oppure, se tante volte diciamo: Signore, voglio morire, Signore, quando mi picchi, Signore, sono distanco di sta vita, Signore, manco. Non lo diciamo neanche questo, sapete? Perché i tempi del Signore non sono i nostri. Se Dio ci lascia ancora un anno, 20 anni, 50 anni su questa terra, ci sarà un motivo per non essere ancora il Signore. Non è a caso. Se una persona cattiva, come ho detto l'altra volta, dura 90, 95 anni, e invece la persona buona, gloria a Dio, invece a 50 anni muore, gloria a Dio. Anche quello lì avrà gloria al nome santo del Signore, il suo significato, il motivo c'è. Dice: ma io non lo capisco. Intanto il motivo lo sappiamo bene qual è. Magari quell'anima, gloria a Dio, ha conosciuto il Signore, gloria a Dio, glielo ho messo qualcosa sulla nostra pagina riguardo a questo, gloria a Dio, che il papà ha dovuto sacrificare il figlio, erano in una barca, stavano per affondare, ha dovuto prendere l'amico del figlio, lo ha salvato e non ha salvato il figlio. Il figlio è morto e all'amico, gloria a Dio, si è tirato sopra la barca, gloria al santo del Signore. Lui ha detto che il figlio, gloria a Dio, era salvato, aveva conosciuto il Signore, quindi sapeva dove andava. Invece l'amico no, perché se l'amico moriva in quel momento andava all'inferno. E allora lui, raccontando questa cosa nella chiesa dove lui andava, ci furono una coppia di ragazzi, diceva che sì, va bene, dice, è facile raccontare queste cose, queste sono storie inventate, dice, chissà chi te l'ha raccontato, chissà chi l'ha detto. No, dice, veramente, dice, il pastore e quel ragazzo dice che io sono padre e io sono, dice, il papà che ha dovuto sacrificare suo figlio. Perché? Gloria a Dio, in quella chiesa, il santo Signore, lui era ospite, e il pastore disse: ti faccio raccontare la testimonianza di questo carissimo fratello, gloria a Dio. E quindi con il santo del Signore lui dice: no, quale racconta, quello è stato quello, è stato quell'altro, io sono io, dice, quello che ha dovuto prendere l'amico, e l'amico è quello lì che sta servendo il Signore, che adesso va il pastore con lui, e che tutte queste anime sono qui, gloria a Dio, ascoltano la parola di Dio, gloria al santo Signore, grazie al concesso che il Signore mi ha invitato di fare, gloria a Dio. E questa è una cosa meravigliosa, con la santa del Signore. Quindi con la santa del Signore, gloria a Dio, sappiamo bene che Dio ci soccorre sempre, gloria a Dio, però come ciò ci ho detto per l'invitato, non dormiamo con camana mascita, come si dice in Verdi, vero? Non dormiamo, sì, qualcosa c'è, significa che non dobbiamo cullarci di questa cosa qui, che Dio ci aiuta, che Dio ci sostiene, che Dio ci tira fuori dalle situazioni in cui ci troviamo, gloria a Dio. E quindi gloria al nome santo del Signore, poi alla fine qualcuno ci prenderà, perché Dio ci manderà l'aiuto, ci manderà il soccorso, ci manderà qualcuno che ci prenderà, gloria a Dio. No, gloria a Dio, non dobbiamo vivere abbastanza il volume, per piacere, gloria a Dio. E quindi gloria al nome santo del Signore, dobbiamo vivere continuamente evitando di sbagliare, evitando di peccare, rivolgendoci solo a Dio e lasciare perdere tutto il resto, gloria al nome santo del Signore, lasciare perdere i telefoni, lasciare perdere i computer, gloria a Dio. Veramente prendere la Bibbia e cercare la faccia di Dio continuamente, come è giusto che sia, gloria al nome santo del Signore, perché è questo che vuole Dio. Dio vuole essere cercato, gloria a Dio, e se noi cerchiamo Dio si lascerà trovare, e poi lui cercherà noi, gloria al nome santo del Signore, gloria a Dio. È come quello, gloria a Dio, che andava ogni giorno in chiesa, gloria al nome santo del Signore, passava dalla chiesa, entrava, si metteva un attimino di notte e poi se ne andava, un giorno, due giorni, sempre lo stesso ora, sempre a mezzogiorno faceva questo lavoro, gloria a Dio. Durò passato un sacco di tempo, intanto il responsabile di lì lo guardavano sempre, e dicevano: questo che viene a fare qui? C'ha su un minuto e se ne va, giusto? E quindi sono chiesti, gloria al nome santo del Signore, ma che ce ne va a fare questo qua? Perché questo entro un minuto e se ne va?
passo del tempo, allora Dio lo fermare, ma che viene a fare qui, visto che tu non preghi, io non so pregare. L'unica cosa che faccio quando arrivo qui davanti è: sì, ciao Signore Gesù, io sono Simone, vedi dove se ne andava, gloria a Dio, voglio per questo grande. Praticamente si presentava al Signore ogni giorno senza pregare. Lui poi si ammalò, gloria a Dio, si ammalò, gloria a un santo Signore all'ospedale. Lui disse l'infermiera che c'era di turno, gloria a Dio, dice: ma come va, tutto a posto? Si dice: grazie a Dio, dice, tutto a posto. Dice: ringrazio quella persona che ogni giorno mi viene a trovare a mezzogiorno qua. L'infermiera diceva: sai, guarda, dice, intanto a mezzogiorno non ci sono entrate, cioè, poi c'è, cioè, a mezzogiorno qui non viene nessuno a trovare. Dice: quando lei è qui non è venuto mai nessuno. Dopo dice: guarda che c'è una persona che ogni giorno viene, entra, si mette a piedi del letto e mi dice: ciao Simone, io sono Gesù e sono con te. Alleluia, gloria a Dio. Grazie Signore, veramente, per queste tue meraviglie che tu fai, gloria al Santo Signore. Quindi ringraziamo il buon Dio, gloria a Dio, per ogni cosa, per l'amore suo, gloria a Dio, e per la sua grande misericordia. Gloria a Dio, alleluia, alleluia, alleluia. Amen, gloria a Dio. Se vogliamo cantare quest'ultimo canto in piedi, alleluia.